ottenuta distillando la vinaccia. La vinaccia è la buccia dell'uva, quello che rimane dell'uva dopo che è stato fatto il vino. L'uva viene diraspata, quindi si tolgono i raspi e gli acini vengono pigiati in modo da ottenere un mosto. Il mosto viene messo all'interno di serbatoi di acciaio insieme con dei lieviti che favoriscono la fermentazione del mosto, ossia la trasformazione degli zuccheri in alcol. Alla fine della fermentazione il mosto diventa vino. Il vino viene separato e quello che rimane in fondo al serbatoio è la vinaccia, ossia la buccia e i semi dell'uva. La vinaccia è ricca di aromi e di profumi e dell'alcol che è rimasto catturato nella buccia dopo la fermentazione degli zuccheri. Questa è la materia prima che metteremo nell'alambicco per ottenere la grappa. Buona grappa a tutti!